siamo in compagnia di Giampaolo Galli, Osservatorio Conti Pubblici, Università Cattolica. Buon pomeriggio e grazie per essere con noi. Grazie a voi. Senta, vista la situazione attuale, abbiamo appena citato i dati dell'Istat, l'anno proprio, forse uno degli anni peggiori, il 2020, per quanto concerne l'occupazione italiana, in particolar modo colpito il settore dei servizi, che non è sorprendente, per carità, ma che cosa segue da ora in avanti, vista la situazione che un anno dopo il primo lockdown torniamo praticamente in lockdown e seconda Pasqua dove gli italiani non potranno raggiungere i propri cari? Beh, certamente le previsioni che erano state fatte dal precedente governo nella nota di aggiornamento al DEF non sono più valide, non ci sarà un aumento del PIL nell'ordine di quello che era stato previsto, cioè un rimbalzo del 6%, sarà sicuramente molto inferiore a questo numero. Naturalmente abbiamo visto, non dimentichiamo però quello che è successo nel terzo trimestre di quest'anno. È bastata la percezione quest'estate che il problema fosse passato e comunque sono venute meno le restrizioni, il lockdown e così via, e c'è stato un rimbalzo molto rapido, specialmente un rimbalzo dell'industria che è stato molto rapido, molto forte, fra i più forti d'Europa. Quindi diciamo, abbiamo dei punti di forza, ma certo prima bisogna sconfiggere l'epidemia, altrimenti non ne usciamo. Voglio anche aggiungere che questi dati sull'occupazione intanto sono negativi malgrado il blocco dei licenziamenti. L'Italia è l'unico paese europeo che ha fatto un blocco generalizzato dei licenziamenti, eppure la perdita dell'occupazione è più o meno analoga anche in rapporto alla variazione del PIL a quella degli altri paesi. Cioè in sostanza non si licenzia ma non si assume neanche più nessuno e quindi tutti i giovani fanno terminare i contratti a termine e non li si rinnovano. L'altra cosa è l'aumento, la riduzione delle ore. Se noi non avessimo la cassa integrazione, quella riduzione delle ore che lei ha detto adesso del 13,6% si sarebbe tradotta in una riduzione non del 2%, ma del 13% dell'occupazione. Quindi la cassa integrazione in Italia, come in tutti gli altri paesi, tutti gli altri paesi hanno imitato la cassa integrazione italiana, ha svolto un ruolo assolutamente fondamentale. Assolutamente sì, poi anche come ha ben sottolineato lei con la cassa integrazione comunque sono 456.000 persone persi posti di lavoro che sicuramente non va bene, sicuramente anche perché non ci sono anche degli nuovi impieghi. Intanto le volevo chiedere, ieri abbiamo sentito Christine Lagarde ha chiarito il punto sui rendimenti, si accelera con gli acquisti nell'ambito del PEP appunto per cercare di tenere sotto controllo i rendimenti, abbiamo visto una reazione di mercato immediata. Le volevo chiedere invece dal punto di vista pressione inflazionistica, che lei è d'accordo con tutto ciò che dice la BCE, che potrebbe esserci qualche pressione verso la fine del 2021, o meno? Lei è d'accordo con questa frase o no? Ma io credo che ci potrebbe essere un piccolo aumento dell'inflazione, che però è la cosa a cui le banche centrali hanno puntato in tutti questi anni col quantitative easing e che però non sono riusciti a raggiungere. Quindi adesso siamo sotto il 2% di inflazione, se ci andiamo leggermente sopra non vedo assolutamente il problema. Salvo il fatto che i mercati, anticipando quello, pensano che prima o poi la banca centrale aumenterà i tassi di interesse, magari fra 6 anni, fra 8 anni, e quindi i tassi a 10 anni aumentano. E per contrastare questo, le banche centrali giustamente comprano titoli a lungo termine e cercano di tranquillizzare i mercati.
Ecco, invece torniamo anche sulla campagna vaccinale perché anche qua notizie non troppo buone, direi almeno per quanto concerne l'Unione Europea, ancora un taglio alle forniture vaccinali dell'Unione Europea. Questa volta la notizia arriva da AstraZeneca nell'occhio del ciclone per via della sospensione di alcuni lotti su cui l'EMA sta effettuando verifiche di sicurezza e qualità che ha ridotto le previsioni di distribuzione per i paesi membri del suo antidoto durante il primo trimestre, scusate, una stima di 30 milioni di fiale in meno, pari a un terzo degli obblighi contrattuali e un calo del 25% rispetto agli impegni presi il mese scorso. Le volevo chiedere se tutto ciò che accade fra l'Unione Europea e AstraZeneca è una questione politica, perché adesso tantissimi paesi europei hanno direttamente sospeso l'uso del vaccino AstraZeneca, in Italia per il momento e anche l'Austria, soltanto alcuni lotti, giustamente, ma tanti altri paesi hanno proprio sospeso l'utilizzo del vaccino. È una questione politica o meno, secondo lei? Ma questo francamente faccio fatica a dirlo perché sono cose che sono avvenute dietro le quinte nel corso della giornata di oggi. Quello che mi sento di dire è che questo allarme, voglio dire, capisco tutte le persone che si preoccupano naturalmente, le preoccupazioni sono tutte legittime e tuttavia qui stiamo parlando, da quello che si è capito, di 30 morti su 50 milioni di vaccinati. Questo è un numero che faccio fatica a dirlo, 0,006 per mille. Per intenderci, il tasso di mortalità di una persona di 20 anni, in base alle tabelle dell'Istat, in Italia è 1 per 1000, quindi un multiplo dello 0,06 per 1000. L'altra cosa è che l'EMA, da quello che ho capito, ha detto: guardate che i vaccinati di AstraZeneca hanno la stessa probabilità di avere la trombosi delle persone che non sono state vaccinate affatto. E quindi questo è un esperimento controllato, nel senso che c'è un gruppo di controllo, come vuole la migliore scienza, quelli non vaccinati, ci sono poi quelli che hanno il vaccino e la probabilità di trombosi è esattamente la stessa, quindi e questo su milioni di persone, 50 milioni di vaccinati, quindi è un esperimento assolutamente enorme. E che a mio avviso non giustifica le paure, anche se capisco che per la comunicazione, per la stessa compagnia, è difficile poi spiegare questi concetti. Il calcolo delle probabilità è un concetto che quando uno poi si trova di fronte a un decesso è molto difficile come dire, da argomentare. Dopodiché, francamente, non so rispondere alla sua domanda e me ne scuso sul fatto se AstraZeneca stia tagliando per motivi politici. Mi sembrerebbe francamente un pochettino sciocco da parte di un'azienda di rispondere in questa maniera. No. Ed è un modo che, come dire, in qualche modo aggrava la situazione dell'azienda. Sì, già però la situazione, la campagna vaccinale in Europa si trova, diciamo, ad un punto anche critico. Poi, tra l'altro, ci tenevo a sottolineare che proprio settimana scorsa Draghi e la Commissione hanno deciso di bloccare una spedizione dei sieri AstraZeneca diretti in Australia e questo ha scatenato tantissime polemiche anche dallo stesso Boris Johnson. Ora, io me ne rendo conto che lei non è moralista, ma chi ha il torto e chi si comporta in maniera corretta in questo caso, secondo lei? Perché Dunque, il poi ci tenevo mio anche a giudizio, sottolineare che che non è morale, le ma è esportazioni della politico. Gran Bretagna nei confronti dell'UE sono a zero.
Dunque, diciamo, il mio giudizio effettivamente non è morale, ma è un giudizio politico. Secondo me Draghi ha fatto una mossa di grande intelligenza politica perché ha bloccato il vaccino nei confronti, una piccolissima quantità, 250.000 dosi mi pare, quindi un'infima quantità di dosi esportate verso un paese in cui il Covid praticamente non esiste, non ci sono morti per Covid o sono pochissimi in Australia, e per di più un paese ricco, avanzato. Avesse bloccato le dosi nei confronti di un paese africano o del Brasile, ci sarebbe stata la rivolta naturalmente, perché i paesi poveri hanno, in base a un giudizio qui sì morale, diciamo, ma anche di interesse nostro, lo stesso diritto nostro ad essere vaccinati. Bloccare le esportazioni è una cosa molto pericolosa e Draghi lo ha fatto con grande abilità, parlando con tutti gli stakeholder interessati, evidentemente prima di farlo, altrimenti non ci sarebbe stato, credo, una reazione addirittura benevola da parte del premier australiano, il quale ha detto: capisco la situazione dell'Italia. Poi ovviamente l'Australia ha chiesto all'Unione Europea di cambiare posizione, ma questo diciamo era scontato. Ecco, un ultimissimo parere sul punto che l'Italia sarà zona rossa a Pasqua. Che cosa ci dice questo? È la seconda Pasqua di fila, appunto, che ci troveremo appunto in zona rossa. Che cosa le dice questo della gestione della pandemia, della gestione italiana della pandemia da Covid-19? Ma ho l'impressione che se questa decisione è stata presa, fosse una decisione, sia una decisione inevitabile. Non credo che il Premier Draghi sia uno che non capisce le conseguenze economiche di certe decisioni, le capisce perfettamente. Oggi ha anche annunciato che chiederà un ulteriore scostamento di bilancio rispetto a quello che già ha di 32 miliardi per, non si chiamano più fare come si chiamavano prima, si chiamano sostegni, diciamo, a favore delle attività colpite. Quindi Draghi sa benissimo che questo ha un impatto sul debito pubblico italiano, che forse rischia di non ridursi come invece avrebbe dovuto ridursi in base agli impegni che avevamo preso con l'Europa. Impegni che tuttavia in questo momento non sono cogenti perché naturalmente le regole europee rimangono sospese, ma ridiventeranno cogenti e soprattutto ridiventeranno cogenti gli impegni con i mercati quando, se noi usciremo quest'anno con un debito pubblico uguale o addirittura più alto del 155 rotti per cento che abbiamo messo a segno nel 2020. Sì, poi possiamo dire che qua c'è una trasformazione, una transizione, anzi, scusate, da stato imprenditore a stato riformatore, in quanto Draghi ha sempre detto che non ha senso sostenere e aiutare le aziende che stavano già male pre-pandemia. E cosa significa questo per tutte queste attività che probabilmente non ce Sì, la fanno? Draghi ha detto questo, ma c'è di più, non solo lo ha detto, ma questa cosa è stata detta nell'ultimo Eurogruppo e se ne è fatto portavoce Dombrovskis. Quindi questo è un orientamento che sta prendendo l'Europa. Tuttavia, sembra facile dire le imprese che stanno male, le imprese che hanno prospettive. Tanto bisognerebbe avere una prospettiva che guardi in avanti, vedere se una impresa ha prospettive nei prossimi anni. Invece qui, alla fine, l'unico criterio che possiamo avere è una prospettiva, diciamo una retrospettiva, quindi guardare con lo specchietto retrovisore le imprese che andavano male non le rifinanziamo più, però magari adesso vanno bene. Io quindi più che
affidare questo compito allo Stato. C'è una discussione anche fra chi, diciamo, crede nel mercato, ho visto un articolo di Ichino e Bentivogli su questo punto. Più che affidare la decisione su quali sono le imprese da finanziare o da sostenere in qualche modo con ricapitalizzazioni pubbliche, più che affidare questo compito allo Stato, lo affiderei alle banche. Sosteniamo le banche finché ciò è necessario, però chiediamo alle banche di fare loro una selezione delle imprese, anche perché le imprese sono centinaia di migliaia e qualche milione, se pigliamo anche le piccole, piccolissime imprese, francamente non riesco a capire come possa lo Stato improvvisarsi banchiere di tutte le imprese italiane, mi sembra una follia. Può farlo forse per tre o quattro grandi, che si possono prendere forse delle decisioni, come dire, discrezionali caso per caso. Ma per il resto mi affiderei alle banche e forse ai fondi di private equity. Ok, grazie mille a Giampaolo Galli, Osservatorio Conti Pubblici Università Cattolica, grazie per essere stato con noi e buon proseguimento. Grazie a voi.